Ciao, sono Marcello De Carolis ed oggi vedremo insieme la grande novità in casa Universal Audio, WAD Spark. Infatti dal 30 marzo 2022 è disponibile questa grande novità tenuta in segreto da Universal Audio fino all'ultimo momento. Io stesso ho aspettato questo 30 marzo, curioso di scoprire la novità annunciata da Universal Audio. E devo essere onesto, non mi sarei aspettato la versione nativa dei plugin WAD. Oggi vedremo nel dettaglio cosa offre Spark, proveremo il carico della CPU sul mio Mac Mini 2018 i7 e confronteremo il suono dei plugin Spark con quelli WAD facendo anche un null test e proveremo a trovare delle risposte alle domande che tutti ci stiamo ponendo. Ma cosa significa versione nativa dei plugin? Fino al 29 marzo 2022 per poter utilizzare i plugin di Universal Audio era necessario avere degli hardware di Universal Audio con dei DSP integrati, quindi delle card PCI o delle schede audio della serie Apollo oppure la satellite che conteneva appunto queste card PCI. In più il DSP aveva un limite raggiunto il quale non era più possibile aggiungere altri plugin. Con questa versione nativa invece significa che possiamo utilizzare i plugin integrati in Spark utilizzando le risorse del computer senza avere la necessità di far passare il tutto da DSP interni. Ma cosa sono questi DSP? I DSP esterni non sono altro che delle CPU integrate in delle schede esterne utilizzate per far funzionare i plugin. Il vantaggio appunto di questi DSP esterni è quello di non affaticare il computer e inoltre danno la possibilità di utilizzare i plugin con latenza zero, quindi ottimi per fare il monitoraggio del suono in tempo reale senza avere delle latenze in ascolto. Inoltre i DSP della Universal Audio della serie Apollo permettono di poter utilizzare la tecnologia Unison. In questa modalità si registra il suono emulando il suono di famosi hardware storici e dato che emulano anche le diverse impedenze dei circuiti non si riesce ad ottenere lo stesso risultato inserendo il plugin in post produzione, quindi Unison credo che sia davvero la marcia in più di Universal Audio. E chiarita questa differenza entriamo nel vivo e vediamo cosa offre Spark. Allora, eccoci di fronte al Mac e per prima cosa andiamo qui sul sito della Universal Audio e come vedi ovviamente la prima cosa che troviamo riguarda proprio Spark. Allora, quindi andiamo a vedere che cosa ci offre Spark. Ci dice che quindi possiamo creare musica con la miglior strumentazione mai creata, quindi una collezione dei plugin degli hardware che leggendari negli studi di registrazione e di strumenti per un costo molto basso e ci dà la possibilità di provarlo per 14 giorni. Ma vediamo, innanzitutto quindi ci dice che ci sono dei nuovi strumenti e tool per espandere la tua libreria che funzionano nativamente, quindi come ho detto prima non hanno bisogno di hardware Universal Audio. Per il momento però girano solo su Mac, ma da autunno 2022 ci saranno anche le versioni per Windows e quindi che c'è il suono leggendario di Universal Audio. Quindi come plugin abbiamo tra i compressori il Teletronics LA2A Collection, quindi abbiamo l'LA2A, l'LA2A Silver e l'LA2A Grey. Poi abbiamo degli 1176, la collezione degli 1176 che c'è nella revisione A, nella revisione E e nella revisione AE. Poi abbiamo l'EPI 2005 Bass Compressor. E poi come riverberi abbiamo il Lexicon 224 Digital Reverb, poi abbiamo il Purplate Reverb e il Galaxy Tape Echo. E ancora abbiamo come preamp EQ and Tape abbiamo l'AP Vision Channel Strip Plus, poi lo Studer A800 Tape Machine e il Neve 1073 preamp ed EQ. E ancora abbiamo tra gli instrument come esclusiva di Spark questo Opal Morphing Synthesizer, quindi un sintetizzatore. Poi abbiamo il Ravel Gran Piano, il Moog Mini Moog e poi il Waterfall B3, quindi un organo. E qui troviamo subito alcune FAQ e ci chiede che per fare questo abbonamento c'è bisogno di un hardware Universal Audio e ci dice di no. Quanti plugin posso utilizzare nel mio progetto? Ci risponde che dipende ovviamente dalla CPU del tuo computer.
questi plugin funzionano sia per Mac che per Windows, e ci dice che attualmente funzionano solamente sul Mac, ma da autunno 2022 saranno disponibili anche per Windows. E in più ci chiede, questo è molto interessante, se se come me hai già dei plugin acquistati che sono disponibili anche nella versione Spark, hai comunque accesso alla versione nativa, quindi WadiX, gratuitamente. E per fare questo bisogna semplicemente scaricare il software Universal Audio Connect, che è lo stesso che abbiamo utilizzato per configurare la Volt. Andiamo a vedere qui se abbiamo qualche altra domanda. Selezioniamo Spark e quindi qui ci fa vedere quali plugin sono, l'abbiamo visto, che cos'è WadiX, l'abbiamo visto, quali sistemi richiede WadiX, quindi dal Mac, da macOS 10.15, quindi da Catalina in poi, ed è supportato sia per Intel che per M1, vabbè, poi internet con la connessione ad internet, eccetera eccetera. E poi vediamo questa cosa qui, che è molto importante, vedere quali DAW sono compatibili. E abbiamo Pro Tools 2021, Logic Pro, Cubase 12, Ableton Live 11 e ovviamente Luna. Qui c'è la documentazione, ma non ci interessa. Quindi ritorniamo e vediamo quanto costa questo abbonamento a Spark, che finora non ci è stato ancora detto qual è, oltre a dirci che costava poco, ma appunto scegliendo l'iniziare la versione prova scopriamo quelli che sono i prezzi. Abbiamo una versione mensile, sempre con 14 giorni di prova, a 19,99 € al mese, quindi sarebbe 20 € al mese, mentre abbiamo una versione pagando annualmente di 150 € all'anno, con un risparmio del 30%, quindi conti alla mano, facendo 19,99 € per 12, arriveremmo a 240 € all'anno, mentre sottoscrivendo la versione annuale pagheremo solamente 150 € all'anno. Ma vediamo come installare i plugin WADS, WADX, quindi ritornando sotto oppure andando a ricercare, ti basta scaricare il software Universal Audio Connect. Io già l'ho scaricato, quindi annullo questo download. Una volta ha scaricato Universal Audio Connect e averlo installato, ti basta avviarlo, e in questa pagina qui usciranno, ovviamente alla prima attivazione ti chiederà che cosa vuoi fare, se vuoi scegliere dei plugin WadiX oppure se devi collegare una nuova Volt, se vuoi registrare una nuova Volt. Ovviamente scegli della versione dei plugin e qui vedrai gli effetti, i tuoi plugin che hai già acquistato, oppure se hai fatto l'abbonamento a Spark li vedrai tutti quanti e quindi ti basterà installarli. Ti farà scegliere se vuoi installarli sul tuo cloud, sull'iLock Cloud, oppure puoi scegliere di installarli sulla tua chiavetta. Io ho preferito farlo sulla chiavetta. E inoltre, come vedi, ti fa scegliere anche dove installare le librerie. Quindi, una volta fatto questa installazione, puoi chiudere Universal Audio Connect e a questo punto ti basta avviare la tua DAW. Io ovviamente utilizzo Logic Pro e quindi apro Logic Pro. Quindi, creando un nuovo progetto, tra gli Audio Effects, andando nelle tue Audio Unit, oltre ad Universal Audio troverai Universal Audio WadiX. Quindi qui ci sono i plugin che girano sul DSP della tua scheda, mentre qui troverai i plugin di Spark. Io ne ho solamente due e quindi ne vedo solamente due. E stessa cosa per gli instrument. Se invece crei un software instrument, qui potrai, anziché scegliere tra gli AU instrument, andando sempre in una Universal Audio WadiX, puoi avere il Mini Moog, che è quello che ho io, oppure se hai fatto l'abbonamento a Spark vedrai
gli altri plugin. Nel frattempo tolgo. Allora, per prima cosa, vediamo se questi plugin nativi sono uguali ai plugin WAD. Quindi che cosa vado a fare? Vado a mettere un test oscillator, metto in mute il master, altrimenti rischio di diventare sordo, e quindi vado a metterci un test oscillator con il pink noise, e nel master ci vado a mettere lo span della Voxengo. Come vedi, con il rumore rosa abbiamo la gamma di frequenze che arriva al nostro master. Che cosa vado a fare? Vado a creare due send. Il primo lo metto nel bus 1, vado a mandare proprio come mandata, che va nel bus 1, che poi va nello stereo out, quindi la metto in mono, e poi vado a creare un send che vada nel bus 2 e gli do 0 dB come volume. Quindi a questo punto qui, se io metto il gain sulla seconda, su una delle due tracce, e gli inverto la fase, come vedi nel mio master non arriva nulla. Provo ad accenderlo nelle casse, metto il master, lo abbasso. In cui inverto la fase, non c'è più niente. Ok, quindi significa che questa cosa qui che sto facendo va bene. Per sicurezza lascio il master spento, così non rischiamo di diventare sordi. Quindi a questo punto qui ci vado a mettere nella prima traccia il WAD API Vision Channel Strip nella versione nativa, ci vado a mettere un po' di high pass, così ci attivo anche il compressore, e vado ad equalizzare, lo attivo, quindi equalizzo, qui gli do qualcosa, qui la tolgo e qui la do. Come vedi la curva cambia, e mi vado a copiare questi setting. A questo punto qui ritorno tra le mie audio units e vado a mettere l'API Channel Vision, Vision Channel Strip nella versione WAD 2, e vado ad incollare il setting. Come vedi, tra l'altro, i due plugin sono uguali anche come grafico, ovviamente, e magicamente qui nello span non arriva più niente, quindi significa che i due plugin sono uguali e il null test è valido. Quindi questa prima prova, per quanto riguarda la qualità dei plugin, posso dirti tecnicamente che gli API sono uguali, quindi credo anche gli altri plugin. Ma a questo punto qui andiamo a fare un altro esperimento. Tutti quanti dall'uscita di questi plugin ci siamo chiesti: ma chissà quante risorse mangeranno questi nuovi plugin, eccetera eccetera. Proviamo a fare quindi una cosa. Ci inserisco un loop di Logic. Ok, lo faccio di 4 battute. Avvio il loop. Ho cancellato anche lo stereo. Ah, questo qui va sempre nel bus 1, quindi va nello stereo. E qui ci abbiamo questo. Io ora provo a fare una cosa. Lasciandolo in play, provo a mettere i plugin WADX per vedere che cosa succede. Sempre dell'API Channel Vision. Ok, e uno, poi me lo copio come seconda, come terza, come quarta. Ok, quindi ho messo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 plugin sull'unica traccia stereo, e provo a mandare in play per vedere se va. Rimetto il volume a 0. Ah, apro qui per vedere le risorse del computer come sono utilizzate.
ovviamente, anche se non ho fatto nulla, comunque, come già hai visto nel null test, mettere il plugin comunque fa cambiare il suono, quindi fondamentalmente il plugin sta già lavorando, incide sulla CPU. Quindi schiacciando play vedo che ho un solo thread del mio Mac Mini del 2018 con processore Intel i7, sta al 25%, quindi significa che posso ancora caricare. Vado a fare una cosa, vado a duplicare la traccia, quindi con tutti i plugin, e mi vado a copiare ovviamente il loop anche sotto e rivado in play. Come vedi, il carico della CPU è raddoppiato perché abbiamo due thread che vengono impegnati, però il tutto va tranquillamente, quindi posso ancora raddoppiare. Metto in play e come vedi sono arrivato a 3 thread impegnati, ma il computer ancora va, quindi duplico ancora, duplico la traccia e rimetto in play e ancora va. Riduplico la traccia, gli metto il loop sotto e mando in play e ancora va. Inizio a sentire la ventola del computer, ma sta ancora lavorando tranquillamente, quindi duplico ancora. Ne ho messe altre due per fare prima, tanto abbiamo visto che di risorse ce ne abbiamo, anzi ne faccio già altre due. Mi vado a copiare il loop quindi con 10 tracce, su ogni traccia ci sono 15 API, quindi abbiamo per un totale di 150 plugin. Ancora va il mio Mac Mini, ancora ce la fa, ed è, come possiamo vedere dalle performance, è circa alla metà delle sue possibilità. Quindi io a questo punto provo a creare altre 5 tracce, mi copio il loop, vedo se su tutte e 15 le tracce abbiamo i plugin, ce l'abbiamo, e mando in play. Va, provo a metterne altre 3, siamo a 18 tracce, ovviamente non è molto, inizia a non essere molto reattivo, come hai sentito ho schiacciato la barra e prima di stoppare ci ha messo un po', però ancora sta andando. Allora, proviamo a mettere altre 2, quindi abbiamo 20 tracce. Inizia a non essere fluida la cosa, ma ancora ho ascolto e volendo si può lavorare. E continuo. Ne metto altre 2, copio sempre il loop. Abbiamo 22, ogni traccia suona e ogni traccia ha 15 plugin. Vediamo. Ops, system overload, il computer non ce la fa. E vediamo, per essere precisi, provo a togliere un paio di WADX. Ce la fa, incredibile. Quindi ho messo 21 tracce stereo con 15 plugin su ogni traccia, più un'altra traccia stereo con 13 plugin. Ovviamente calcola che io ora sto registrando il video, quindi alcune risorse del computer vengono mangiate. Ho provato a fare lo stesso esperimento senza ovviamente registrare il monitor e sono riuscito a mettere addirittura 22 tracce stereo con 15 plugin e una con 12 plugin, sempre a 48 a 40
a 48 kHz, quindi un totale di 342 plugin API Vision Channel Strip. Incredibile. Vediamo invece quanti plugin riesco a mettere nella versione WAD. Ok, continua a sentirsi la ventola del computer, ma fra poco si spegnerà. Ok, quindi dobbiamo metterci il WAD API, ecco qui, questo qui è quello lì, ovviamente, che gira nella versione WAD 2. E per controllare il carico del DSP, come visto, mettendo già un solo plugin, sono al 17%. Perché non me l'ha tenuto? Di solito dovrebbe tenerlo in primo piano. Ok, non so perché non si era presa la funzione di stare sempre sopra. Come vedi, man mano il carico WAD aumenta. Vediamo quando si fermerà. E come vedi, si è fermato dopo soli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plugin. Non ho alcun plugin attivo in console. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, avevo sbagliato a contare perché mi ricordavo che anche l'altra volta ne avevo messo 10. Quindi, come vedi, se vado in play, il carico della CPU è pressoché nullo, ma ne posso mettere solamente 10 contro il poterne mettere ben 342 nella versione nativa. Quindi davvero una cosa ottima questa versione nativa dei plugin WAD. Ovviamente io ho un Apollo X4 quad core, quindi con un processore quad core, ho impostato in console di poter utilizzare più virtual channel rispetto ai plugin, quindi forse qualche altro plugin si può riuscire a mettere, ma quindi si potrebbe arrivare, credo, nell'ordine di 14-15 plugin. Io, come hai visto, quando ho impostato console ho preferito avere i virtual channel piuttosto che poter utilizzare più plugin, quindi qualche plugin in più si può mettere di sicuro con una quad core, però di certo non arriveremo mai a 342. Credo che, anche volendo raddoppiare le risorse, potremmo arrivare a 20 plugin, 24, 25, proprio esagerando, ecco. Quindi questa versione nativa ha il suo perché. È la fine dei DSP di Universal Audio. Come hai visto, con i plugin nativi di Universal Audio puoi raggiungere facilmente prestazioni superiori rispetto ai DSP integrati sulla scheda audio di Universal Audio. Questo vuol dire che se hai una scheda con DSP Universal Audio ha perso tutto il suo valore e puoi semplicemente cestinarla? La risposta è ovviamente che dipende dalle tue esigenze, ma di sicuro non ha perso il suo valore e quindi non devi cestinarle. Ed eccone i motivi per cui le schede audio Universal Audio con DSP continuano ad aver valore. Infatti Universal Audio offre 150 plugin che continuano a funzionare solo sui DSP esterni, quindi quelli integrati delle schede audio Universal Audio. Alcuni di questi, come gli Oceanway Studios, che per me ormai sono fondamentali, e alcune emulazioni per il microfono Sphere L22, che è diventato di proprietà di Universal Audio, non hanno rivali in quanto nessun'altra casa ha creato dei plugin simili. Quindi, se vuoi utilizzare questi plugin, l'unico modo è possedere delle schede Universal Audio con DSP interni. Inoltre, la tecnologia Unison, caratteristica unica delle schede audio Universal Audio, e il monitoraggio a latenza zero con i plugin WAD si può avere solo con schede audio Universal Audio. E con l'abbonamento a Spark, i plugin inclusi non funzionano nella versione WAD 2 e quindi non si possono usare neanche in console. E in più, se stai utilizzando Luna come DAW, puoi continuare a farlo sempre solo con i DSP di Universal Audio. Ma quindi a chi si rivolge Spark? Perché Universal Audio ha creato Spark? Molto probabilmente, come me, ti stai chiedendo: dovrei fare un abbonamento a Spark? La risposta è che dipende dalle tue esigenze e da ciò che hai già.
Se hai una scheda audio della serie Volt, di sicuro l'abbonamento a Spark è la miglior soluzione per iniziare ad entrare nel mondo Universal Audio e toccare con mano la qualità Universal Audio e dei suoi plugin. Se invece non hai nessun hardware Universal Audio e vuoi iniziare ad utilizzare i plugin Universal Audio, puoi farlo con un costo abbastanza basso. Ovviamente, se hai, come hai visto, se hai già acquistato i plugin in precedenza, inclusi in Spark, l'abbonamento sarebbe una cosa inutile. E quindi, però, ti conviene comunque installare la versione WADX per poter utilizzare un maggior numero di plugin in fase di mix. O ancora, se hai delle schede Universal Audio e non hai tutti i plugin inclusi in Spark e vuoi utilizzarli solo per i tuoi mix, Spark è di sicuro una soluzione abbastanza economica che ti evita di acquistare tutti i plugin che offre. La scelta di Universal Audio di offrire alcuni dei suoi plugin in versione nativa ha di certo segnato l'inizio di una nuova era, la possibilità di utilizzare i plugin WAD senza alcun hardware Universal Audio. Perché questa scelta? Onestamente non conosco questa risposta, ma posso immaginare che è un modo per far avvicinare più gente ad Universal Audio in un modo che non sia molto costoso. Inoltre offre agli utilizzatori di Volt di avere una gamma di plugin e di strumenti completa per poter fare i propri mix e poter fare le proprie produzioni utilizzando quelli inclusi con l'acquisto della Volt e quelli dell'abbonamento a Spark. Tutti i plugin Universal Audio saranno utilizzabili nella versione WADX? Questa è una domanda che ci stiamo ponendo tutti, alla quale però solamente il tempo potrà dare una risposta. Di certo vedere Universal Audio che fa plugin nativi, abbonamenti e iLock è una notizia sensazionale. Tu hai altre domande riguardo Spark? Quali sono le tue considerazioni al riguardo? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono curioso di avere una tua opinione. Quindi per oggi ti saluto e ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, seguirmi sui miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti al mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!